Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Buongiorno a tutti e a ciascuno da Gianandrea Carreri. Oggi è giovedì 14 dicembre e il contatto che suggeriamo di aggiungere è Elon Musk. If somebody could try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. Go fuck yourself. In un convegno del New York Times ha commentato così, con un sonoro e reiterato insulto, la scelta di importanti aziende, tra cui IBM e Disney, che, per reazione a un suo post antisemita, avevano deciso di non investire più in pubblicità sul suo social network. Una scelta che potrebbe sottrarre al bilancio di X circa 75 milioni di dollari. Non tanto, in fondo, per Elon Musk, indicato a ottobre 2023 come l'uomo più ricco del mondo, con un patrimonio stimato a 256,1 miliardi di dollari. Con un nome biblico che significa grande albero e un cognome che vuol dire muschio. Un bel peso per qualsiasi ragazzino. Musk, che ha accettato l'invito alla festa di Fratelli d'Italia, Atreju, non è solo molto, molto, molto ricco. Nato a Pretoria nel 1971, sotto il segno del cancro, di complicazioni ne ha affrontate molte. I genitori divorziano quando ha 9 anni, la madre, modella canadese, il padre, ingegnere sudafricano. Lui resta col padre e, anni più tardi, racconterà che da ragazzino era bullizzato e papà non lo aiutava in nessun modo. Una figura paterna che fa parte dell'inferno privato, infantile e giovanile di Elon. Poi, molti anni dopo, toccherà a lui un difficile rapporto con un figlio diventato una figlia. Xavier Musk ha cambiato legalmente sesso e cognome appena maggiorenne, diventando Vivian Jenna Wilson. Musk ha avuto 11 figli con ampio ricorso alla fecondazione in vitro. Il più piccolo l'ha chiamato Technomechanicus, diminutivo Tau. Esattamente così, Technomechanicus, diminutivo Tau. Insolito? Poco se paragonato a XA12, ovvero, pronunciandolo in italiano, XAA12, in nome di un altro figlio, opportunamente soprannominato X. Questo spiega il cambio di nome di Twitter? Il social acquistato da Musk e ribattezzato appunto X? Sembra proprio di no, visto che ben prima della nascita del figlio ha fondato la Space Exploration Technology Corporation, nota, guarda un po', come SpaceX, e prima ancora la XCOM. Poi ci sono state la Tesla Model X, anche Tesla è tutta roba sua, e XAI, intelligenza artificiale. Insomma, nel dubbio Musk ci mette una X. Si fa prima e gli si può attribuire qualsiasi significato. 11 figli, 2 mogli e 2 compagne, sempre più giovani. La prima è stata una scrittrice canadese, sua coetanea, conosciuta all'università. Sposati nel 2000, separati nel 2008. Lasciata la prima moglie, Musk inizia a frequentare Tallulah Riley, attrice inglese di 14 anni più giovane di lui. I due si prendono e si lasciano più volte, fino al divorzio nel 2016. Divorziato dalla seconda moglie, ritrova l'amore con l'attrice americana Amber Heard, 15 anni meno di lui, ex di Johnny Depp, con un tempestoso divorzio alle spalle. Ma in un anno l'amore finisce. Elon fa allora coppia con la cantante canadese Grimm, che di anni meno di lui ne ha 17, e non è chiaro se e nel caso quando i due si siano lasciati. Ma torniamo al Musk prima di mogli e figli. Il Sudafrica gli va stretto e anche scomodo, visto che gli episodi di bullismo lo perseguitano. Appena può, se ne va. La meta sognata sono gli USA e per arrivarci passa dal Canada, diventa cittadino canadese e poi nel 2002 naturalizzato statunitense. Intanto consegue 2 lauree brevi in economia e in fisica. Poi comincia a far soldi, innova, sembra avere una visione di futuro globale, incassa dalla rivista Esquire la qualifica di una delle 75 persone più influenti del XXI secolo. Nel 2021 la rivista Time lo indica come persona dell'anno. Tutto questo nonostante, o forse proprio grazie alla sindrome di Asperger che lui stesso ha rivelato di avere,
un'interpretazione non peregrina, visto che questa sindrome dello spettro autistico la condivide, ad esempio, con il collega Bill Gates, il grande matematico Alan Turing, Isaac Newton, tutti in grado di focalizzarsi in modo ossessivo su un tema, un problema, una materia, raggiungendo grandi risultati. La sindrome di Asperger Musk la condivide anche con l'attivista per l'ambiente Greta Thunberg, con la quale è sembrato muoversi sostanzialmente in parallelo alla ricerca di soluzioni tecnologiche per gli stessi problemi. Un personaggio. Peccato che non si lasci sfuggire l'occasione per essere, come dicono i suoi connazionali acquisiti, gli americani, divisivo, molto divisivo. L'ultimo esempio? La riammissione su X di Alex Jones, conduttore radiofonico, cospirazionista sfegatato, capace di sostenere che praticamente tutti gli eventi più traumatici degli ultimi anni negli USA sono stati organizzati dal governo federale di Washington, ovviamente senza uno straccio di prova. Personaggio molto simpatico a Donald Trump, Alex Jones, e nonostante il repubblicano Trump non sia nelle sue simpatie, Musk negli ultimi anni si è schierato più volte con i repubblicani, dopo le tante dimostrazioni di vicinanza ai democratici. Altro fronte sul quale Musk è stato divisivo, quello del Covid-19, non negazionista, ma poco ci è mancato, visto le sue affermazioni tese a minimizzare la pericolosità del Covid. L'unica certezza su Elon Musk è che lui ascolta una sola voce, la sua, e nessuno tranne lui sa cosa gli mormora nella testa. Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti al canale, abilita le funzioni segui e notifica per trovarci più rapidamente. E lascia una recensione. Altre notizie, ultima ora e approfondimenti su adnkronos.com.